Questo canale è sponsorizzato da Star Select. Acquista giochi digitali Nintendo con il codice sconto Saidonia. Trovi il link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia, Chiara accanto a me, benvenuti nella prima puntata delle Dumb Battle 3 Attack Thunder Series, Thunder come le tempeste che abbiamo preso in Giappone e che mi hanno ridotto in questo stato di raffreddore estremo, quindi la mia voce fa schifo. Se la E-Series ha portato un cambiamento di regolamento nelle Dumb Battle aggiungendo le mega evoluzioni, la Thunder Series invece lascia le metronomo invariate ma cambia l'escambio prodigioso con una singola regola di differenza che potenzialmente può molto cambiare le carte in tavola. Assolutamente, perché ognuno dei due avrà la possibilità di riscambiare uno dei sei Pokémon ottenuti attraverso lo scambio prodigioso. Quindi c'è una sorta di reroll di un Pokémon su sei a nostra scelta se lo vogliamo fare. Il che potrebbe significare magari scambiare uno Yanguse con un Scyther o uno Yanguse con un Magikarp, se va male a quel punto te lo tieni. O un Magikarp con un Magikarp, che è quello che succederà a me, sicuro. Pesce, pesce su pesce. Po. Spiegatevi le differenze, quindi direi che non rimane altro da fare che pigiare su questo tastino. Comincerò io e andiamo a vedere i 6 Pokémon, o 7, che la fortuna vorrà donarci. Primo Pokémon, speriamo non sia subito uno da ridare indietro. Vedo una Quick Ball. Rattatalola, comunque il tipo buio male male non è, abbiamo un'immunità, quindi per ora io questo mentalmente me lo tengo. Vediamo di prendere un tipo diverso. Vedo una Pokéball. Un trico. Vediamo, magari essendo uno scarto di breeding ha qualche egg move interessante. Buono. Necessitiamo ora di un Pokémon però evoluto. Quindi mi auguro che almeno uno stadio di mezzo, se non uno stadio finale. Vedo una Bobol e prendiamo un Espur. Ma che squadra strana, Trico e Espur. Pokémon mai visti, penso, nella prodigioso. Stesso discorso di prima, ok Espur, ok l'Utilitymon, però ho bisogno di danni. Una Mega Ball, buono. E questo lo ridiamo indietro, eccolo qua. Doveva arrivare, no? Dobbiamo sfruttare il regolamento nuovo. Quinto Pokémon, per ora non posso dire che ci sia andata bene. È una squadra che difetta di Kill Power. Abbiamo un'altra Pokéball. Ogoderin. Posso rerollarli tutti e sei? Faccio i prossimi 6 reroll delle 6 Dumb Battle prodigioso. E l'ultimo Pokémon prima del reroll è, oh mio Dio, una Pokéball. Pikipek. Io devo sperare che il reroll ci dica bene, perché questa squadra in questo momento avrà delle serie difficoltà a portarsela a casa. Reroll di Abrasia, dai, qualcosa di meglio. Un'altra Pokéball. No! Parte il primo scambio, vediamo se questa nuova stagione... Vabbè, che cazzo parla a fare? Ok, abbiamo il primo candidato per sfruttare il reroll del nuovo regolamento. Non ho detto niente, ma tanto non vale. Cioè, posso dire, posso non dire. Sono sempre Pokémon così arrivano, vabbè. Grazie, web. Vediamo. Ragazzi, devo perdere tutte quest'anno, tutte, non ne vinco manco una. Finora ogni singolo Pokémon che mi è arrivato era papabile per il reroll. E siamo delle persone coerenti. Devo niente. Ma è uno di quei Pokémon di cui tutti dimenticano l'esistenza, me inclusa, fino a 2 secondi e mezzo fa. È un'altra squadra di pesci e uccelli, tra l'altro, me ne sto rendendo conto ora. Va bene. Ragazzi, reroll obbligatorio. Naturalmente stiamo mandando Magikarp per un altro stadio base. Io gioco in Little Cup oggi. Devo dire che la squadra mia ha messo proprio a regime il nuovo regolamento, mi ha fatto pensare, c'era una grande scelta tra quali Pokémon rerollare, alla fine ho selezionato quello insomma più idoneo o non idoneo alla causa. Spero che ti sia andata ancora peggio di me, ce ne vuole, ma noi del Team Saidonia non possiamo che augurare il peggio al nostro nemico, no? Non lo so, diciamo che anche nei miei, a ogni Pokémon che è arrivato ho pensato questo è lo scambio, poi ce n'è stato uno che ho detto questo è lo scambio per forza. Uguale io. Andiamo! Allora, ero indeciso su quale musica, perché vista la mia squadra volevo mettere quella del percorso 1, però
sarebbe risultato un po' brutto, quindi ho messo la fondazione Aether, perché la fondazione va insomma a proteggere i Pokémon più deboli, che sono la mia squadra in questo momento. Ah, quindi sono tutti stadio base? Quella mia. Ah, oh, i voi! E io guarda che ti metto invece. No, devi mettere Pikachu. E non ce l'ho. Male. Non sono così fortunato. Facciamo finta sia un Pikachu. Va bene, Pikachu messicano. Dai, 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 chiamalo come se fosse Pikachu. Va bene, vai Pikachu, fai questa mossa incredibile. Io vado a downare le tue difese, perché insomma ah, sì? Serve. Sì. No, non dirmelo. No. Emozionanti sfide. Ma che ce ne facciamo degli internazionali streamati? Streamiamo questo. Hai duplicato il mio potere del potere della ragnatela. Vediamo se insieme hai anche duplicato la forza del duplicato. No, ok. Io sono andato per una più blanda azione. Ok, quindi perdo. Ah, quindi sono dove prima. Fantastico. Grazie di aver reso inutile la mia mossa. Oh, brutto colpo di Pikachu. Vai, amico mio, forza. Madonna. È giusto così. La fortuna aiuta gli audaci. Io sono stato audace a fare azione nonostante i tuoi occhioni teneri. Ho superato la dolcezza del tuo Pokémon e così è finita. Questo si chiama cos'è? Ah. Ekans. Ok, quindi veleno. E dunque niente, lo lascio perché comunque è il peggiore dei Pokémon che ho. Ce ne vuole, ma è il peggiore, quindi... Dai, facciamo così. Un avveleno Spine. Non mi hai avvelenato. E io invece vado a downare la Def. Che vado di double... Che vado di double drop. Double droppello. E adesso ci divertiamo. Perché io farò questo. Ha avuto un senso questa roba. Non è che l'ho fatto a caso. Ho un piano. No. Eh beh, scusa. Chi è che mandi? Guarda che Ralts non è male. Però sei debole a me con Ralts. Ah no, aspetta, no, prendi per uno perché sei anche folletto. Oh, oh, uno a uno. Ho un piano, ho un piano. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Uno a uno. No. Uno pari. La mia strategy ce l'ho, Tra l'altro sei debole a me, ma posso rivelarti che non ho... Cioè sei debole a me, prendi per uno da buio, ma tanto non ho mosse buio. A parte che lo immaginavo, comunque ti ho fatto ruggito. Io almeno un danno te lo voglio fare decente, sono a meno due. Perché mi hai fatto anche occhioni teneri. Vabbè. Ragazzi, la Dumbattle più divertente di 40.000 Dumbattle che abbiamo fatto. Ruggito, colpo coda, va bene. Vabbè, ora non ti farò niente, tipo, è tornato, l'ho riconosciuto. Noi andiamo di azione, penso ti farò zero. Più o meno. Ok, e a quanto di difesa? Uno. Meno uno, ok. E però mi prendo il dot. You will exist to give me strength. Io a questo punto, Rattata, vado a dritto, fai i danni che puoi fare. E riposa in pace. Veleno spina. Però non mi hai mai avvelenato. E guarda io invece come aziono. Ora aziono poco. E quindi... Ma il danno me lo fa lo stesso. Sì, perché ho attacco rapido tra l'altro. Sì. E poi muoio. Vabbè, dai. Ci sta. Rattata ha fatto bene comunque. Cioè è riuscito a... mandare KO subito Eevee nel giallo Ekans, ma va benissimo così. Quindi direi di mettere un altro pezzo da 90, un altro Pokémon molto importante, Meo, però non normale, Alola, perché ho la squadra buia io, in realtà sono solo loro due. Più veloce. Aia. Il più veloce. Aia. Stab. E siamo a 2 KO, quindi insomma importante strategia di morso e ruggiti e colpi coda. Entra in campo... Oh, l'idolo delle grotte. Allora, l'idolo delle grotte, io direi di andare di brute force, perché che cosa può farmi? Super suono. Sei più veloce. Sono più veloce. Ti faccio anche metà vita, stordiraggio. Sei malissimo. E ovviamente mi prendi. Dai. So che Meo supererà questa confusione temporanea, è solamente una fase per lui.
what you made me do. Look what you made me do. Look what you... Oh, ma mi hai shottato Ivy di primo turno. Cosa vuoi? Meo. Meo. È tweet che io ho su quello Zubat. Te ne basta uno. Dai, buttalo giù. Good Omeo, tre Pokémon, noi ne abbiamo perso sì, uno. Sì, ma ti stai beccando tutti quanti i roll buoni. I rollini buoni. Ma perché, ripeto, cioè nel senso con una squadra così audace non posso che prendere i roll buoni. Quindi prego, il prossimo. Rientra in campo. Ah no, se no è Vullaby. Mi resisti al morsello. Costringendomi a fare un altro attacco importante. È bello bulky Vullaby. Porca miseria Vullaby, mi dà un fastidio quel Pokémon incredibile nella squadra e tu ancora non lo sai. Dai, vai col graffio, vai col graffio, lo scraccello. Cosa ti disperi? Mi hai fatto fuori mezza squadra. Mi dispero perché... E non hai dato di Veluccio dietro. Neanche tu. Allora, devo mandarti il mio Pikasot. Non so perché si chiama Picasso, se è il nome francese di Picky Peck, però Picasso mi ricorda Dragostand Intel, quindi... Picasso... esatto. Ah, sei pronto? Sono prontissimo. Vai. Ma tutti giapponesi? Per forza. Oh, ma Feebas, mica male. L'ha andata meglio di me, secondo me. Cioè, oddio, Feebas me lo... Mamma mia, che danno schifoso. Ma che già voce, quanto c'ha di base power? Ah, 40, ok, niente. Va bene. E allora, se le... Tra l'altro c'ha skill link. Tra l'altro ha skill link questo Pikipek, ma non ha mosse con cui sfruttarlo. Ma tanto dormo, perché ti le ipnosi che hanno 60%, va bene. Soretomo kizuita ka? Utte ii no wa utareru kakugo ga aru yatsu dake da to. Nanda? Lulushibi Britannia ga meijiru. Via Picasso e dentro la rana degli alberi. Trico. Ma pure, ma che set ha sto coso? Ma cos'è il set? Fai spazientire la gente. Va bene, sono confuso. Non ti ci provare. Non provare a fare quello che so che vuoi fare. Muori. Muori. Di verde bufera, potere delle foglie. Volevi fare ipnosi, vero? Sì. Non ti ci provare, altro che io meno due. Aia. Però Vulla vai lì davanti. Mamma mia. Eccolo qua. Vabbè, e noi dobbiamo andarcene perché Vulla vai non lo reggiamo mai. Tentiamo la sorte. Proviamo a risvegliare in noi il potere del drago. Picasso. Pipi! Dai, sveglia. Arriva la spenna. Ho un problema. Ho un problemino. Sono più veloce? No. Ah, la vuoi sapere una cosa divertente? No. Sì, sì, basta, non avevamo questo attacco. Però le palle me le ha rotte, come puoi ben vedere. Va bene. E allora niente, io devo sperare che tu non abbia mosse bolle. Mandiamo Espur. Mi è uscito Espur. E Espur può farti questo. È un figlio. Ok. E metti dentro? L'altro che mi è rimasto. Ralts. Perché ne hai solo due? Sì. Ah, ok. E ti prendi sguardo fermo, vabbè. E io vado a fare... Giusto così. Devo riuscire a sbadigliarti Vullaby. Perché è la mia unica win condition. Quel Vullaby lì non lo tocco se non con 250 attacchi. Li devo fare, quindi deve dormire. Io vado di barriera. E aumentiamo la defina. Va bene, più un miliardo def. E tu dormi. Io però switcho perché 40 barriere non le vorrei fare. Chiaramente tu switcherai e metterai Vullaby. E io mi devo prendere per forza un attacco.
È un casino, non so cosa fare. Boh, vediamo. Facciamo sta prova. Almeno sono più veloce. Questo mi consola. No, non farò niente. Dai. Guarda come muoio. Precious questa cosa. Questa cosa di essere più veloce non l'avevo tenuta di conto e mi tornerà utile. Soprattutto aver retto spennata 8 PS. Il pubblico tra l'altro sa qual è il mio ultimo Pokémon e quindi capisce il perché della mia estrema difficoltà. Io intanto rientro, metto il mio Espur e tu vai di spenno. Ma va bene, Regis. Sì, la Predict. Non ho fatto sbadiglio perché pensavo che mandassi l'alzo. Sì. Ti ho fatto psichico, anche se non è molto efficace e ti faccio qualcosa, ma se tu l'avessi lasciato avrei fatto una mossa che non aveva effetto. Dai. Un buon hit per non essere efficace, eh? Un buon hit. È incredibile come si è caricata di tensione tutto a un tratto, siamo passati da fare, vabbè, ruggito, colpo coda. Merda, perso. E il suenno? Non lo so. Dipende tutto dai danni. Niente. E Ralz l'abbiamo buttato giù, ma tanto l'altro non lo tocchiamo con Psychic. Sai cosa avevo su Ralz? No. Neanche un attacco. Wow, quindi cosa aveva? Ruggito? Sì. E basta? Ruggito, ma lo sguardo... destino obbligato, ma non sono riuscita a fartelo. Cazzo, destino obbligato. Ma tanto se non te lo faccio nel momento in cui sono in range di kill non ha senso. Sì, no, certo, perché non ti faccio niente. Però è mai killato mentre dormivo. Mannaggia, per quello destino obbligato ti sarebbe tornato utile. E per quello utile. L'ho rimandato, speravo si svegliasse... Prego, prego. Prego, ma guarda, fidati che è tiratissima, dipende tutto dai roll. E tu mi zeterai in faccia. Che la Z non l'hai ancora usata. Quante opzioni ho? Penso muoia. Però tanto mi addormento uguale. Sì. Sì, per forza. Perché è l'ultimo Pokémon. Per questo mi sono preservato Espur fino alla fine. Picchiata devastante. Beh, pulcino in cielo che impatta temibilmente su Espur. Butti giù? Nemmeno. Tanto io non ti posso fare danno con Espur. Ora che ci penso. Vabbè, vai avanti. No, aspetta, no, è per analizzare la situazione. Ora che ci penso, dovevi lasciarmelo in vita. Ti saresti addormentata, ma io non ti posso toccare. Avrei switchato. Ti conveniva ticcare lo sbadiglio. Io se ti faccio sbadiglio. E tu ti addormenti con Espur ancora in campo, io di conseguenza ho Espur da switchare, un turno di addormentamento lo uso per switcharci dentro il Pokémon, capito? Ma l'ho spennata. A calcolarsi le mosse con questo, queste cose qui è un po' oltre le mie possibilità, ecco. E il buon Vullaby dorme. Trichello, trattichello. Che è ancora vivo. Che è ancora vivo. No, no, no! Ma che... Oh, non facciamo scherzi del Kaiser. Madonna, che plot twist! Stai pagando tutta la fortuna che hai avuto prima. Chi è ora il tuo ultimo Pokémon? Tutto questo mistero. Kyraquin! Vai Sadasto! È il mio reroll questo. Ok. Tu hai rerollato e hai trovato un doppione. Sì, con lo stesso moveset. Vai. Potere dell'erba. Sì, fiori, venite a me e crescete su questo pulcino. Guarda che arrabbiato che è. Perché è il pulcino? Allora, il tuo. Ah, il mio pulcino. Allora, dobbiamo vedere che danno prendo, cioè che danno ti faccio. Trico. E soprattutto che danno prende questo trico da spennata, perché se non rimane 8 PS, non ci posso credere comunque. No, non ce la fa. Non penso di farlo. Forse con erba aiuto. Allora,
Si attiva adesso Erba Aiuto del Pokémon che busta le mosse erba. Quindi o ti butto giù di Erba Aiuto con Verde Bufera o muoio. Sei pronta? In ogni caso ci stringiamo la mano. Va bene. È stata una lotta inaspettatamente emozionante. Erba Aiuto, il potere dell'erba. Mamma mia. Ho molto deluso. Ma alla fine mi sono lamentato durante gli scambi del doppio trico. Era un'abra prima col teletrasporto. Quindi col seno di poi, il doppio trico con Erba Aiuto mi ha consegnato in mano il quinto punto di vantaggio. Quindi direi già ora... Sei cosciente del fatto che metà della mia squadra non aveva mossa di attacco? Non è rilevante questo. Ah no, non è rilevante. No. È una vittoria totalmente rubata. Tutta. Non siamo tutta. Vuoi salvare il videolotta? No. Sicura? Molto. Ma guarda, c'è la JoJo reference, sicura. Bites the Dust. Ti piace il divano? No. Va bene. Signori, qui è stata una lotta iniziata come la lotta del percorso 1 e poi invece è diventata una roba all'ultimo sangue, stavo sudando alla fine. E direi, visti i 5 punti di vantaggio, di scommetterci qualcosa nella prossima Dan Battle. No, perché così sto facendo una mossa di galanteria. Ah, perché la galanteria ha gli occhiali? Sì. Allora, sì. Direi, guardate che win-win condition metto. Se vince il team Chiara, doniamo 2 punti al team Chiara. Se vince il team Sidonia, ne prende solo uno. Vogliamo fare questa mossa di galanteria, perché così quando poi perdono siamo ancora più fighi, perché cioè ne abbiamo messi in palio 2 e invece andiamo a più 6. L'abbiamo fatto perché chiaramente vogliamo dimostrare che anche il team Sidonia è gentile, d'animo e di cuore. Accetti? No. Come no? No. Ho gli occhiali della galanteria. Io ho gli occhiali della miopia, cosa cambia? Perché no? Perché no? Perché ci teniamo anche le sconfitte noi, non abbiamo bisogno di nasconderci e di far finta che le sconfitte fossero previste perché non siamo in grado di accettarle le sconfitte, noi ci teniamo le sconfitte. Come penitenza abbiamo scelto quella proposta da Il Tunzo che recita: come penitenza propongo che chi si scorda ancora la penitenza dovrà rifare tutte le penitenze che vi siete scordati di fare. E chi se le ricorda? Perché l'ultima volta ci siamo scordati di fare la penitenza. Anche quella prima. Anche questa volta. No, questa volta non l'abbiamo letta. Cioè, nel senso, anche se non era una penitenza, era un commento sulle penitenze che secondo me deve fungere da reset. Quindi, secondo noi, è meglio che voi scriviate penitenze che possono essere seguite alla fine della battaglia, della serie di discorsi da fare, elogi non voluti da esplicare, cose del genere, in modo tale che non ci pesano durante la battaglia ed evitiamo di scordarcele e le possiamo comunque fare alla fine in questo esatto momento del video. Quindi signori, visto la sconfitta del team Chiara, una bella e originale penitenza per il team Chiara da dichiarare a fine video. Qualcosa che possa essere quanto è magnanimo il team Sidonia, qualcosa che possa essere per esempio avrei dovuto accettare quei 2 punti quando me li hai proposti ora che sono a meno 7, cose del... La cuffia si è espulsa. Io vi ricordo che in descrizione, oltre a Star Select, avete il nostro sponsor di fiducia TT, che vende magliette a tema anime, videogiochi e serie TV. Con il codice sconto Giovannone avete 1 euro di sconto su ogni acquisto. Oggi, come ogni martedì, è giornata tutta quanta con le mie live, senza la sbruffonaggine del Team Sidonia, quindi ci vediamo alle 5:30 con The World Dance With You e alle 8:45 con Okami, entrambi gli appuntamenti su Twitch. Metterti gli occhiali non cambierà ciò che sei, quindi non fare il poser, ok? Da Sidonia è tutto e questo video si autodistruggerà in 3, 2, 1... Verde Bufera. Imparala, ragazza.